Oggi vedremo questo integrale molto semplice, che è la radice quadrata di e elevato alla x più 1 in dx. Procederemo a risolvere questo integrale per sostituzione. Quindi poniamo e alla x più 1 uguale a u, un mezzo e alla x più 1 per e alla x, quindi la derivata della radice poi dell'esponenziale uguale a du, quindi dx è uguale a 2 e alla x più 1 su e alla x. Quindi ritorniamo qui dentro e quindi scriviamo che cosa? 2 fuori perché è una costante, u al quadrato perché è radice quadrata, questa qui per la radice quadrata darà un u al quadrato, fratto e alla x in du. E alla x sarà uguale quindi a e della x uguale u quadro meno 1. Quindi avremo 2 per l'integrale di u quadro su u quadro meno 1 in du. Andiamo a dividere e quindi viene u quadro 0 u più 0 su u quadro meno 1, meno 1, meno quadro, 0, 0, 1. E quindi otteniamo l'integrale di, che cosa? 1 in du più 2 volte l'integrale di 1, 1 meno quadro, in du. Questo è 2 volte quindi u meno 2 volte l'arcotangente iperbolica. Quindi 2u meno 2 volte l'arcotangente iperbolica di u più una costante, quindi 2 volte e alla x più 1 meno 2 volte l'arcotangente iperbolica di e alla x più 1 più una costante. E questo è l'integrale.